Ciao amici, bentornati sul canale. Come preannunciato domenica scorsa, questa domenica parliamo di affilatura. In particolar modo parliamo di come utilizzare, impostare e soprattutto da cosa è composta e come è fatta questa guida della Veritas, la MK2 o Mark 2, che ho avuto modo di testare questa settimana. Diciamo che sul mercato esistono svariati modi per affilare le lame in termini di guide di affilatura. In particolare una molto rinomata, molto conosciuta e anche particolarmente precisa e professionale è la guida Lie-Nielsen. È una guida molto simile a questa, che è una sorta di piccola guida che consente di incastrare fra due ganasce regolabili le lame, ma necessita di una dima. Nel parlare un pochino più diffusamente della guida Lie-Nielsen che ho appena citato, anche se non è l'oggetto primario di questo video, volevo dare qualche informazione in più. Essa presenta una guida tipo questa, ovviamente questa è una guida di pessima fattura e di pessima realizzazione che ho comprato solo per vedere come funzionava, ma in ogni caso la Lie-Nielsen presenta una ganascia come questa con una vite senza fine che permette di incastrare perfettamente la lama. L'unica cosa è che la Lie-Nielsen deve necessariamente essere utilizzata in abbinamento con una dima dello spessore corrispondente all'altezza della guida e deve prevedere dei stop block a diverse distanze, perché ad ogni distanza corrisponde appunto un'angolazione diversa. A 54 mm corrisponde l'angolazione dei 25 gradi, a 40 mm, quindi leggermente più stretto ancora, 30 gradi, a 29,5 mm abbiamo i 35 gradi, a 21 mm abbiamo i 40 gradi e a 15 mm abbiamo i 45 gradi. Quindi praticamente sulla dima si mettono tanti piccoli blocchetti di legno come questo a distanze diverse in modo tale da poter poi impostare la profondità di uscita della lama dalla guida e poterla poi utilizzare in fase di affilatura sulla pietra. La guida della Veritas, la Mark 2, presenta entrambi, perché ha sia il fermalama con l'impostazione già della tipologia dei gradi, ma presenta la versione diversa rispetto a quella della guida che necessita per la Lie-Nielsen, perché ha già una sua guida con delle distanze preimpostate. Quindi sostanzialmente questo oggetto racchiude entrambi questi. Nel corso del video, come dicevo, vedremo da cosa è composta, come è fatta e quali tipologie di angoli permette di poter affilare. Questa guida, che è la versione base, appunto, esiste una versione deluxe che ha una serie di strumenti e di accessori in più per, ad esempio, affilare lame curve, quali ad esempio le sgorbie, o anche inclinate lateralmente, quindi lame diagonali. E comunque, nonostante sia la versione base, è veramente un gran bell'oggetto. Vediamo quindi adesso quali sono le sue caratteristiche principali, da cosa è composta, e poi ci sposteremo sulle pietre proprio per vedere come lavora e qual è la finitura che si riesce ad ottenere sulle lame grazie ad una guida come questa. Dunque, vediamo un po' più nel dettaglio come è composta questa guida e da cosa è formata. Innanzitutto da un corpo, che è sostanzialmente il vero e proprio portalama. Su questo portalama notiamo subito tre tipologie di regolazione suddivise per colore. Abbiamo le regolazioni col colore rosso, col colore giallo e con il colore verde. Diciamo subito che le regolazioni rosse sono quelle per gli angoli definiti alti, le regolazioni gialle quelli che sono gli angoli standard e le regolazioni verdi sono gli angoli per ottenere il bisello sul retro delle lame, degli scalpelli, quello che viene definito in inglese il back bevel. Per impostare questa regolazione non dobbiamo far altro che svitare il nottolino e impostarla su 3, su 2 o su 1 a seconda della tipologia di angolazione che vogliamo ottenere. Dopodiché stringiamo e serriamo il portalama sulla regolazione desiderata. C'è il vero e proprio portalama, la barra di fissaggio, quella all'interno della quale si inserisce lo scalpello sul retro e poi non si fa altro che serrarla tramite appunto questi dadi di serraggio in ottone che tengono ferma la lama. La terza parte di cui si compone questa guida della Veritas è la vera e propria guida di registrazione. La guida di registrazione si inserisce all'interno del suo binario di scorrimento e la si serra agendo su questo
bullone di serraggio. Le tipologie di angoli che sono presenti sulla guida di registrazione sono suddivise per colore, esattamente come suddivise per colore sono le prime regolazioni che abbiamo visto. Ai colori verdi corrispondono gli angoli verdi, agli angoli standard che sono gialli corrispondono le regolazioni gialle e agli high angle oppure agli angoli alti per alcuni utilizzi corrispondono gli angoli rossi. Per poterlo scegliere si agisce di nuovo su questo nottolino in ottone, si fa scorrere questa guida sulla tipologia di angolo desiderato, dopodiché la si stringe e la si serra. Ovviamente è necessario conoscere l'angolo del proprio strumento. Nel continuare ad esaminare le caratteristiche della Mark II, notiamo che sul fianco destro presenta un pomello di regolazione, anch'esso in ottone. Questo pomello lavora tramite un eccentrico e permette due regolazioni, una con la tacca verso l'alto alle ore 12, tirandolo e girandolo lo possiamo spostare con la tacca verso il basso alle ore 6. Quando lo abbiamo regolato in posizione alle ore 6, quindi con la tacca verso il basso, stiamo semplicemente creando sulla lama il bisello secondario, quindi il micro bisello sulla lama. Se invece lo riportiamo alle ore 6, questa è l'impostazione che serve per affilare il bisello primario della lama. Dunque, prima di passare a vedere in azione la Mark II sulle pietre d'affilatura, volevo dare qualche informazione circa gli angoli ottenibili attraverso le varie scale. Come abbiamo detto, abbiamo una scala di gradazione verde, una scala gialla e una scala rossa. La scala verde, come abbiamo detto, serve per i biselli che vogliamo ottenere sulle suole dei ferri pialla o degli scalpelli. Abbiamo la scala gialla che serve a ottenere angoli standard e poi la scala rossa per angoli particolarmente pronunciati. Diciamo che tutto ciò che riguarda le gradazioni sotto i 15 gradi, quindi dai 10, 13 ai 15 gradi, come abbiamo detto, serve per i biselli sulle suole. Abbiamo poi la scala standard, quindi abbiamo la possibilità di regolare fra 15 e 20 gradi, che serve sostanzialmente per gli scalpelli da pareggio, le pialle low angle, i bedani che presentano il bisello su entrambi i lati, quindi i bedani da tornitura, diciamo, e in ogni caso le lavorazioni su legni teneri. Abbiamo poi le gradazioni fra 20 e 25 gradi, che serve per gli stessi strumenti che ho appena enunciato, ma su legni particolarmente duri, non vanno bene per i bedani e serve anche per lavorare pezzi di legno in testa. Poi abbiamo angolazioni fra i 25 e i 30 gradi che riguardano lavorazioni su legni duri anche per scalpelli da pareggio, scalpelli che servono ad ottenere mortase non particolarmente pronunciate e una serie di pialle come le smooth plane, le jack plane o le jointer plane. In ogni caso vanno bene anche per le lame delle sponderuole. Abbiamo poi gradazioni fra i 30 e i 35 gradi che sono ottenibili sia sulla scala gialla standard che sulla scala degli angoli particolarmente pronunciati, quindi la scala rossa, e servono per scalpelli che utilizziamo per realizzare mortase su legni duri e pialle che utilizziamo per lavorare legni che presentano superfici molto nodose. Abbiamo poi l'angolazione fra i 35 e i 40 gradi ottenibile sulla scala rossa e questa serve per tutti quegli strumenti manuali, in particolare gli scalpelli, per usi particolarmente gravosi. Oltre i 40 gradi, quindi unicamente sulla scala rossa, serve per tutte quelle pialle che vengono definite bevel up. Ora quindi registrerò uno scalpello sulla guida di registrazione, vediamo come si imposta e poi passiamo all'affilatura. Date un po' di informazioni relative alla guida, vediamo come inserire e sistemare il ferro all'interno della MK2. Innanzitutto, come abbiamo detto, dobbiamo impostare il tipo di angolo che vogliamo. Io ho intenzione di affilare la lama di questa pialla, è una jack plane, quindi una low angle, e in questo caso l'angolo di affilatura del ferro di questa pialla è 25 gradi. Quindi innanzitutto lo sistemiamo il primo nottolino di regolazione sull'impostazione gialla, ovvero sul 2, quindi per regolazioni per angoli standard. Dopodiché seguiamo il secondo nottolino di regolazione e lo sistemiamo sulla regolazione standard gialla al numero corrispondente ai 25 gradi. Inseriamo la guida di regolazione all'interno del suo binario e serriamo la guida. Dopodiché giriamo
all'interno della bocca di serraggio, facendo bene attenzione che il lato del ferro vada in battuta con il lato della guida di regolazione, con questo lato qua, e vada perfettamente a combaciare con lo stop relativo ai 25 gradi. La combinazione fra questo lato e lo stop di serraggio consentirà alla lama di essere perfettamente in squadro sulla pietra. Dopodiché iniziamo a serrare leggermente i dadi di serraggio laterali, controllando che essi serrino in piano. Per controllarlo basta girare la guida e vedere di quanto sbordano i nottolini all'interno dei dadi. Controlliamo bene che sia ben serrata, dopodiché si può eliminare la guida di regolazione. Questo è il pezzo che andrà a lavorare sulla pietra. Prendiamo la prima pietra da 300. Questa prima pietra inserita all'interno del suo basamento assicurerà una prima sgrossatura della lama. Dopodiché controllo, giusto per scrupolo, che l'angolo combaci. E devo dire che è assolutamente perfetto. Per quanto riguarda l'impugnatura, mettiamo i due pollici all'interno dell'incavo qui dietro, proprio sopra il rullo di scorrimento, e gli indici o i medi e insieme, e andiamo a iniziare la lavorazione. Bisogna spingere un po' per fare in modo che combaci perfettamente con la pietra. Ovviamente va da sé che la pietra deve essere perfettamente piana e rettificata. Questa lama, come vedete adesso, è sufficientemente larga da occupare quasi tutta la larghezza della pietra. Ove doveste affilare una lama più piccola, ad esempio uno scalpello più piccolo, vi consiglio di muoverla per farla scorrere su tutta la pietra, onde evitare di creare dei solchi. Ogni tanto controlliamo quanto ha a braso e pian piano sta rettificando la lama, spero che si possa vedere, sta rettificando pian piano la lama pareggiandola. Tra l'altro questa lama aveva un piccolo difetto al bordo perché mi era caduta e quindi la sta in quest'angolino qua lo sta eliminando. Nel passaggio da una pietra all'altra rettifichiamo anche la suola. Adesso passo alla pietra successiva e prima mi ricordo di passare anche il fondo. Una piccola prima passata al fondo. Registriamo nuovamente la lama, reinseriamo la guida di registrazione, la serriamo per bene, giriamo, inseriamo la lama facendo attenzione a non rovinare il lavoro che abbiamo fatto, la mandiamo in appoggio contro la guida laterale sino ad arrivare al limite impostato dei 25 gradi, dopodiché serriamo leggermente uno per volta i dadi di regolazione. Controlliamo che siano in asse, quindi che occupino entrambi lo stesso spazio all'interno dei nottolini, cioè le viti occupino lo spazio all'interno dei nottolini, serriamo bene, altrimenti la lama si sposta, ed eliminiamo la guida di registrazione. Come sempre, prima di passare alla pietra successiva, diamo una mano al fondo. Comincia già a sentirsi una miglioria nella lama e soprattutto è sparito il danno che avevo qui, una piccola sbeccatura che avevo qui nel bordo. Passiamo adesso alla pietra 6000 da lappatura. Tra l'altro questa base è veramente comoda, facile, veloce da regolare. Probabilmente troverete un po' macchinoso tutte le volte dover ricostruire tutta la dima per poter incastrare la lama, ma vi assicuro che presaci un po' di confidenza è veramente facile, semplice e rapido.
Do le ultime passate, dopodiché farò un po' di lappatura al fondo e poi rimonteremo la lama sulla jack plane e faremo una prova di taglio. Bene, riprendiamo la nostra lama, prima gli diamo una lubrificata. Potete utilizzare un qualunque prodotto, anche del WD-40, io però uso un olio specifico per acciai e per lame, in realtà va bene per tanti altri prodotti, ma tendo a usare questo perché lascia un film protettivo e penetra nella struttura molecolare dei ferri e previene la corrosione . Quest'olio, per chi volesse saperlo, si chiama Ballist Oil, è un olio tedesco molto molto buono. Ha un'infinita gamma di utilizzi, io lo utilizzo principalmente per i ferri, per la ghisa della sega circolare e della sega a nastro. Dati in maniera un po' abbondante, lo lasciamo agire, ma veramente 2 minuti, poi dopodiché puliamo un attimo la lama e la reinseriamo all'interno della jack plane. Raccomando, molta attenzione quando maneggiate le lame, piuttosto usate dei guanti. Io un po' di esperienza ce l'ho, ma vi assicuro che sono veramente molto pericolose una volta affilate. Veramente un rasoio. Non è necessario serrarlo a morte, basta. Dopodiché controlliamo la fuoriuscita della lama, eventualmente agiamo sull'apertura della bocca della pialla per rendere la piallata leggermente più aggressiva, si può regolare fino a chiuderla del tutto, io la regolo un pochino per non rendere proprio la piallata molto aggressiva. Ok. Vi consiglio, quando poggiate le pialle sul banco, o di lato o 2 piccoli sostegni in legno, sono molto comodi. Dunque, per provare la lama ho preso un quadrotto di tulipier, che è un legno abbastanza tenero, d'altronde questa è una pialla low angle, quindi è una pialla per applicazioni, diciamo, generiche, serve sia da sgrossatura che da finitura, e vediamo che tipo di trucciolo fa e la lama se è ben affilata. Beh, posso dire che il trucciolo è pressoché trasparente, vediamo regolandolo in maniera un pochino più aggressiva. Anche con truccioli un po' più spessi, la lama, devo dire, si è comportata bene perché il trucciolo è abbastanza regolare. Dunque, amici, impressioni d'uso. Estrema semplicità nell'impostazione e nella regolazione degli angoli, un'ampia gamma di utilizzi, di angoli disponibili e quindi di possibilità di affilatura di strumenti, dai più piccoli ai più grandi, diciamo che è in grado di affilare lame fino a 7,5 cm di larghezza, quindi devo dire di buono spessore, e fino a 7 mm di spessore. Un'ampia gamma anche di regolazioni, non solo delle angolature principali, ma anche per quel che riguarda i micro bevel, quindi i biselli secondari sulla faccia della lama e il bisello posteriore sulla suola dei ferri pialla e delle lame degli scalpelli. Devo dire davvero un ottimo prodotto, un rapporto secondo me qualità-prezzo abbastanza imbattibile. Tra l'altro, come avevo già detto a inizio video, riduce sensibilmente i tempi nell'affilatura delle lame, perché ovviamente qui siamo in un video, non potevo farvi vedere, ma in circa 20-25 minuti ho rettificato e portato a nuovo una lama di una pialla che aveva anche un difetto, una sbeccatura sul lato destro, e normalmente avessi dovuto farla a mano avrei impiegato ben più di una 40 minuti, quindi quasi riduce del 50% l'affilatura delle lame.
Io spero che il video vi sia piaciuto, è terminato. Vi ringrazio ancora per essere stati con me questa domenica. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con i contenuti video. E ripeto, potete anche andare a vedere il mio sito www.mpcreaziodilegno.it che finalmente è online, così potete rendervi conto anche di un po' di lavorazioni che faccio e facciamo con i ragazzi di Bagnolo. Grazie ancora per essere stati con me, buona domenica, ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti!